Giuseppe Ottoziano, siamo davanti alla Basilica di San Francesco Antonio Pasani di Lucera. C'è un'iniziativa promossa. Perché innanzitutto questa iniziativa? Da dove nasce? Questa iniziativa nasce da un turista che è venuto a visitare la nostra bella cittadina e ci ha chiesto chi fosse l'uomo sotto l'altare. Siccome fino ad oggi non c'era un cartello che illustrava la Basilica e la storia del santo, da stasera inauguriamo un cartello bilingue con una mappatura anche delle opere che sono all'interno della Basilica, affinché se un giorno non ci sono io, non ci sei tu, non c'è nessuno, attraverso il pannello possono capire chi è il nostro santo, visto che insieme a San Giuseppe di Copertino è l'unico tra i due santi pugliesi, e insomma farsi una passeggiata anche da solo. Questo è lo scopo, visto che siamo candidati capitale della cultura, cominciamo a dare cultura anche quando non ci siamo. E questo fa parte della cultura. Senti, sicuramente l'iniziativa è stata supportata, può darsi anche sopportata da qualcuno. Vogliamo, non so, dare adito a chi ha contribuito a questa tua iniziativa? L'iniziativa è partita dal FAI di Lucera, ma è stata condivisa col Rotary Club di Lucera, col Club per l'UNESCO di Lucera, col Lions Club, con due istituti scolastici di Lucera, perché il pannello andrà anche nelle scuole che hanno aiutato a fare la descrizione, che sono il liceo Bonghi Rosmini e l'ITET Vittorio Emanuele. Poi c'è una parte del popolo, io dico gli uomini e le donne di buona volontà, dall'architetto Casiero che ha regalato il progetto, il geometra Marco Di Dio, l'architetto Cordella, le aziende che hanno realizzato il cartello, perché qua non c'è un euro, sono tutte cose fatte dal popolo, l'azienda che posso ringraziare è la Valente, che ha fatto il cartello gratuitamente, anche nella figura di Antonio Carbone che si presta sempre insieme a Fausto, poi la carrozzeria di Gioia, chi dimentico sempre qualcuno, questi mi lince, però vabbè, nessuno si accanirà, perché poi dopo sarà aperta e visibile l'opera, e quindi poi in quel caso sentiremo e ringrazierai ovviamente tutti. Quindi noi ringraziamo te per queste iniziative, perché comunque Lucera ha bisogno di essere sempre più visibile in tutti i canali, dalle televisioni ai siti ai giornali. Dobbiamo puntare sulla cultura, questa è cultura. Io ringrazio a voi che date visibilità sia alle cose positive che alle cose negative, in questo caso è una cosa positiva, e insomma se ognuno fa il suo, la cultura è stare insieme e far vedere il meglio della città di Lucera. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere presenti questa sera, ringraziamo l'ospitalità della Basilica per questa serata. Questa idea che abbiamo realizzato qui a Piazza Tribunali nasce, non ci crederete, da un turista che ha visitato la nostra città e ci ha chiesto: mi scusi, ma l'uomo sotto l'altare chi è? Noi l'abbiamo, diciamo, spiegato, però se non ci siamo noi, non ci siete voi, qualcuno glielo deve spiegare. Allora abbiamo realizzato un pannello che spiega la storia del santuario, la storia del santo in italiano e in inglese, con una mappa in cui ci sono anche le opere che stanno all'interno. Tipo, io ricordo un'opera recente, la Via Crucis in terracotta fatta da Salvatore Auricchiello. Questa è una serie di inaugurazioni, mi sono scritto il foglietto perché devo ringraziare una serie di persone che hanno reso possibile questa iniziativa. Io sono il presidente del FAI di Lucera, l'idea è stata condivisa col Rotary Club di Lucera, col Club per l'UNESCO di Lucera, con il Lions Club e due istituti scolastici, il Rosmini Bonghi e l'ITET Vittorio Emanuele. Però ci sono tantissimi uomini di buona volontà che hanno partecipato a questa iniziativa, tipo, che ne so, la ditta La Valente che ha realizzato il manufatto, non l'abbiamo comprato, l'ha fatto il popolo. Poi ci sta la ditta Boz, senza la ditta Boz non riuscivamo a montarlo. Poi ci stiamo, come dico tutto, l'architetto Antonio Cordella, l'architetto Lina Casiero che ci ha regalato il progetto, Veronica La Rotonda che ha curato la grafica, chi ci sta più da spiegare gli scorsi, non devo dimenticare nessuno, Carrozzeria di Gioia, la ferramenta Pindo, che dopo non andate via, che dopo la benedizione dell'inaugurazione ci sarà una sorpresa per chi vuol partecipare. Passo la parola a Padre Andrei. Apriamo? Cosa benedire, no? Vediamo cosa benediciamo. Conoscevamo tutto, ma le altre vere non conoscevamo, per questo c'è anche questa
dentro un po' piccolo, ma possiamo... Sì, cominciamo a fare una piccola preghiera di benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, nella sua provvidenza, ha cura anche delle cose più piccole ed umili. Il suo nome, la Chiesa, benedice tutte le piccole cose anche, perché quanto serve con retta e devota di intenzione, siano tutti attratti verso la realtà celesti. E benediciamo il Padre, che è sorgente di ogni bene, che si dimostra molto vicino a noi uomini tra i Suoi santi. Benedetto sii tu, Signore Dio onnipotente, fonte di ogni grazia e corona di tutti i tuoi santi, che per intercessione di Beata Vergine Maria e di San Francesco Antonio Fasani stendi la tua mano su di noi e su tutte le cose che ti presentiamo. Fa che non ci dispiaccia di imitare la vita dei nostri santi protettori, e così, godendo già dalla loro protezione sulla terra, di poter condividere un giorno la sorte gloriosa nei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esulti, Signore, il tuo popolo cristiano nel ricordo oggi di San Giovanni Vianney e di Padre Maestro San Francesco Antonio Fasani, membri glorioso del corpo di Cristo, e possa tu dar parte con loro anche per noi un incontro, incontrarti nel paradiso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sii tu, Dio onnipotente, fonte di ogni grazia e corona di tutti i santi, per intercessione di Beata Vergine Maria e di San Francesco Antonio Fasani, stende la tua mano su di noi e su tutte le cose che ti presentiamo, e fa che non ci dispiace di imitare coloro che amano il mondo, così, godendo della loro protezione sulla terra, potremo condividerne la sorte gloriosa nei cieli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Per intercessione di Beata Vergine Maria, Regina della Pace, e di Padre Maestro San Francesco Antonio Fasani, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio. Chi vuole domani può partecipare alla festa. Allora, un'ultima cosa, questa è molto importante, no? Uno dei motti che mi contraddistingue non è cosa la città di Lucera può far per me, ma cosa noi possiamo fare per la città di Lucera. Allora,
visto che siamo candidati per la capitale della cultura, io ho scritto sui social, i primi 20 che vengono, c'è un regalo dal valore incommensurabile. L'ultimo da ringraziare si chiama Ferramenta Pinto, che sta a Porta Troia, mi ha fatto sto regalo. Qui ci sono dei prodotti per cancellare le scritte a San Francesco. I primi 20, no? Quindi funziona così, chi vuol dare una mano stasera, io li cancellerò adesso perché è molto facile, lo fa. Altrimenti, come dice padre Andrei, la festa è finita, andate in pace. La festa adesso comincia, perché io sarò il primo che cominciamo a togliere queste scritture dei ragazzi nostri santi che hanno scritto diverse altre parole su queste mura. Non possiamo fare cultura se non facciamo anche pulizia. Vedete, il spettacolo non si mangia solo, sì, tutti siamo un po' abituati a mangiare le feste, ma alle feste dobbiamo anche lavorare, tenere pulito. Non possiamo sempre noi, io per primo, ogni giorno pulire qui la piazza. La piazza è nostra, è vostra, e non per i cani, ma per gli uomini. I cani, ho sentito che c'è un altro posto, non qui in piazza. Oggi era pieno dappertutto, solo delle cose degli animali, ma non siamo contro, ma dobbiamo anche mantenere la pulizia. Grazie per la partecipazione. Se vogliamo essere umani, cominciamo a fare la pulizia anche dappertutto dove siamo. Grazie, buonasera.